Dopo tre sconfitte consecutive, il Teramo torna a muovere la classifica con un pareggio contro il Miglianico, ma non trova la medicina per uscire dal periodo nero. Nella prima di due gare a porte chiuse ed in campo neutro all'Alfredo Barbati di Pescina, in un clima surreale i biancorossi non brillano e denotano ancora problemi in fase di costruzione dell'azione. La cura ammazza l'orso, in pratica latita ancora. Biancorossi in campo senza gli infortunati Scartozzi e Borrelli e gli squalificati Lenart e Ianni, Di Paolo promosso titolare al posto di Bolzan, ancora panchina per Orta. Il Miglianico invece registra l'assenza dello squalificato Ciarrocca. Per il Teramo la gara era da vincere a tutti i costi, ma dopo appena 4 minuti arriva la doccia fredda. Angolo dalla destra dell'ex Epifani, Quintiliani sotto porta e il più lesto e batte Farò. Miglianico in vantaggio e strada sempre più in salita per il Diavolo. Il Teramo fatica a reagire e dal nono i teatini sfiorano il raddoppio. Uscita a vuoto di Farò ancora una volta, Quintiliani, sempre lui, sul secondo palo spedisce incredibilmente al lato. Il pericolo scuote il Teramo che prova a buttarsi in avanti. A cavallo del quarto d'ora due buone occasioni, sempre su palla inattiva, da calcio d'angolo. Al 14° la battuta di cerchia dalla distanza impegna Terrapalena. Al 16° prima Gambino e poi Arcamone di testa non trovano la deviazione vincente, palla sul fondo. La squadra teramana fa incetta di calci d'angolo, ma Palena dorme sonni tranquilli fino al minuto 34, quando è Gambino ad impegnarlo con una conclusione angolata. L'estremo difensore del Miglianico respinge. Il tempo si chiude al 38° con gli ospiti pericolosi con Del Gallo. Tiro dal limite, palla di un niente sul fondo. Le due squadre si ripresentano con gli stessi schieramenti della prima frazione. Ci si aspetta un assalto all'arma bianca del Teramo, ma è il Miglianico al quinto a mettere i brividi alla difesa prutina. L'intuizione di Quintiliani pesca De Leonardis. L'uscita bassa e tempestiva di Farò non aggrava la situazione in casa biancorossa. Alla prima sortita offensiva comunque il Teramo trova il pari, il cross dalla destra è di Di Paolo, l'incornata perfetta ed imperiosa è di Gambino che batte Palena e segna la rete personale numero 15 in stagione. Il pari trovato galvanizza la squadra del presidente Luciano Campitelli che al 17°, seppur con molta casualità, va vicino al vantaggio. Un rimpallo favorisce Gabrieli, ma la palla si spegne sul fondo. La formazione di mister Ammazzalorso, che nel frattempo ha inserito Borgogni in luogo di uno spento Costa Ferreira, prova a spingere il Miglianico nella propria area di rigore, ma la compagine di Colavitto, poco dopo la mezz'ora, sfiora il nuovo e clamoroso vantaggio. Iniziativa sulla destra di Chiacchiarelli, Del Gallo da pochi passi spedisce sulla traversa con la palla che poi torna in campo. La panchina ospite vorrebbe il gol, ma l'assistente del direttore di gara, Marchesini di Legnago, fanno proseguire. Per loro la palla non ha varcato la linea bianca. Neanche il tempo di annotare l'azione perché sul successivo contropiede la palla giusta capita a Borgogni. Conclusione sull'esterno della rete da ottima posizione. Entra anche Orta per Arcamone, ma è un centrocampista, cerchia ad avere la palla gol nitida per i suoi. Allo scoccare del 90°, dopo un batti e ribatti in aria dal limite da solo l'illusione della rete, palla sul fondo per questione di centimetri. Al 47°, stessa sorte per un tiro dal limite, sempre del numero 4 biancorosso. E questa l'ultima emozione del match. Finale 1-1, un punticino per il Teramo, che serve solo a muovere la classifica. Di strada da fare ce n'è ancora tanta.